E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a vedere insieme come completare la prima parte della quest del Divinità, fucile esotico laser la cui quest si completerà all'interno del raid. Ma andiamo subito a vedere innanzitutto come ottenere questa quest. Per ottenere appunto la quest del Divinità dovrete recarvi all'entrata del Giardino Nero. Questa sarà situata sulla luna, più precisamente alla fine del percorso che vedete a schermo. Dovrete quindi spawnare con il viaggio rapido sulla parte superiore della mappa della luna e seguire il percorso finché sulla destra non incontrerete un ponte dell'alveare. Seguite il sentiero e non appena uscirete dalla caverna appunto dell'alveare dovrete girare a sinistra e andare sempre dritti. Qui troverete un grande portale che altri non è che l'entrata del Giardino Nero, stesso punto da cui tra l'altro si inizia anche il raid. Avvicinandovi al portale spawneranno alcuni Vex che vi basterà uccidere fino a che non spawnerà un guardiaporta. Guardiaporta che sarà molto grosso, ma che non vi preoccupate, avrà veramente poca vita. Con 3 colpi di vetta questo sarà morto. Una volta ucciso troveremo per terra appunto la quest del Divinità. Questa ci richiederà di analizzare dei reticoli Vex, che saranno posizionati all'interno di alcuni settori perduti a tema Vex, più precisamente su Nessus. La prima si troverà all'interno del planetario meccanico, settore perduto posizionato esattamente sotto lo spawn di cuspide dell'artefatto. Una volta quindi fatto il viaggio rapido lì, vi basterà scendere ed entrare all'interno del settore perduto. Seguite il percorso fino a che non arrivate all'incirca a metà della sala finale e sulla sinistra in alto troverete una piccola stanza con all'interno il reticolo. Per analizzare il reticolo dovete inizialmente avere un contatto, quindi o cercherete di analizzarlo o semplicemente gli andrete addosso. Facendo ciò questo diventerà rosso e spawneranno due Hobgoblin e un Minotauro. Vi basterà semplicemente ucciderli e potete poi scansionarlo senza problemi. Il secondo reticolo è nel settore perduto la confluenza della cisterna. Spawnate quindi la cisterna e arrivate sotto la cascata di radiolare che sta all'incirca in mezzo alla mappa. Sulla sinistra troverete l'entrata del settore perduto. Seguite il sentiero fino ad arrivare alla sala principale e sulla destra, dopo qualche gradino, troverete la stanza con il reticolo. Stessa cosa di prima andrà fatta qui, quindi avere un contatto con il reticolo, uccidere i mob e poi analizzarlo. L'ultimo settore perduto all'interno del quale si troverà appunto l'ultimo reticolo sarà il covo degli antichi. Settore perduto posizionato all'interno del groviglio. Vi converrà quindi spawnare a cuspire l'artefatto e seguire il percorso a schermo. Arrivare quindi al bivio del groviglio, girare a destra e seguire il percorso fino a che non vi ritroverete il settore perduto sulla sinistra. Entrate e continuate ignorando i Vex, fino a che non arriverete in un certo punto in cui sulla sinistra troverete appunto la piccola stanza. Ancora una volta avrete un contatto con il reticolo, ucciderete Minotauro Hobgoblin e poi potete analizzarlo. A questo punto avremo completato la seconda fase della quest, e la successiva ci richiederà di ottenere 150 materiali. Questi molto semplicemente si otterranno uccidendo 150 Vex nell'offensiva Vex. Non preoccupatevi perché le kill che vengono contate sono kill di squadra, quindi anche se un vostro alleato ucciderà un Vex, vi darà comunque il materiale. Completato anche questo step, che durerà veramente pochi minuti, dovrete andare al criptoglifo sulla luna e comprare il nucleo di decriptazione, che costerà 30 frammenti fantasmatici. In caso non li abbiate, potete comprarli direttamente lì con 25 bobine di elio. E a questo punto la prima parte del tutorial si fermerà, perché la seconda si svolgerà all'interno del raid, che tuttavia non è stato ancora completato da nessuno, o perlomeno nessuno l'ha completato seguendo i criteri per appunto completare la quest. Vi anticipo solo che questo nucleo di decriptazione che avremo ottenuto andrà posizionato in una stanza particolare del raid all'inizio. E secondo le congetture che si stanno facendo, una volta completato il raid si avrà la nostra ricompensa. Detto questo ragazzi, direi che se il video è stato utile lasciate like, commentate e condividete tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tranissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione anche da bellissimo, nuovissimo, fantastico sito. Ovviamente non appena sapremo novità riguardo la seconda parte ve la pubblicheremo immediatamente. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.